ero già presente mentre parlavate del cerchio e seno. La cosa più importante che è avvenuta è proprio quella foto, perché quella foto è la foto di un'entità che si presenta nei cerchi, non nel cerchio e seno, in altri cerchi di minore importanza ai vostri occhi, ma di grande importanza per i frequentatori. L'importanza di un'entità e del rapporto che ha l'entità con il cerchio, sapete qual è? È quello che smuove all'interno dei presenti, del loro percorso di ricerca. È il cammino che li porta a domandare, a domandarsi, a farsi dei quesiti e cambiare il modo di approcciarsi alla loro esistenza incarnativa, e loro hanno scelto un qualcosa che li aiutasse a avanzare nel loro percorso. Quindi ogni entità, che sia quella primordiale che si presenta da una tavola, da un bicchierino, da una scrittura, a una metafonia, a una entità più elevata, una voce diretta, un insegnamento più importante, in realtà tutto dipende da chi è presente, da quali sono le vere necessità dei presenti, o, attenzione, di qual è il compito dei presenti, che magari non è una loro necessità, ma è una necessità che deve essere fruita in futuro o da persone che leggeranno qualcosa, o si accosteranno o si avvicineranno ai presenti al cerchio. Quindi, per la regola principale che niente accade a caso e ogni cosa che accade ha un perché, niente è inutile. La legge evolutiva non prevede sprechi, ma prevede un utilizzo economico e nel senso di economicamente utile alla vita dei presenti. Quindi niente accade a caso, nulla, neanche l'entità che viene per dirvi dei vostri cari, né neanche l'entità che vi fa gli scherzi, nulla accade a caso. Dipende qual è l'esperienza evolutiva di cui avete necessità e con la quale vi dovete incontrare. A questo proposito, porto un piccolo messaggio che esula completamente da ciò che è il mio compito, ma presumo che a qualcuno possa far piacere. È un saluto da un'entità che qui da incarnato è stato presente e ora da non incarnato è presente. Per ascoltare, non per domandare, non è bisogno di fare certe domande. È Antonio.